Quest'anno ricorre il 50° anniversario di una delle doc del nostro territorio, quella del Bianchello del Metauro. 50 anni di storia, di duro lavoro e di produttori coraggiosi. Non molti anni fa il Bianchello del Metauro era considerato ed usato come vino beverello, facile, senza troppe pretese né struttura, da abbinare a piatti semplici di mare e da bere fresco durante le cene estive. Ebbene, negli ultimi 15 anni i processi in campo enologico di questo vitigno autoctono e della DOC sono stati esponenziali, grazie al duro lavoro dei produttori che hanno creduto nelle potenzialità del Bianchello, investendo e sperimentando, sono arrivati i riconoscimenti a livello internazionale e sul mercato è cambiato il posizionamento ed ora si trovano prodotti di grande struttura, di discreta complessità e di diverse vinificazioni. Il nostro lavoro, quello di veicolare in messaggio della bottiglia del vino, perciò far capire alle persone la qualità del prodotto, far capire alle persone quello che c'è racchiuso all'interno di un calice di vino. Tutto questo lavoro fatto dalle associazioni, da noi sommelier, penso abbia stimolato i produttori a far sempre meglio e perciò a far capire le potenzialità del Bianchello. Questo successo è stato amplificato nel nostro territorio grazie ad una iniziativa nata diversi anni fa dall'intuizione di Sara Bracci, compianta sommelier scomparsa prematuramente, che creò la stanfetta del Bianchello ed oggi portata avanti dall'associazione guidata dalla sorella Anna Camminando sui tuoi passi, che per il secondo anno di seguito ha portato in piazza a Fano i 26 produttori che ospitano la staffetta e l'altra staffetta. Noi siamo una piccola associazione, siamo degli amici di Sara che dallo scorso anno hanno il piacere di continuare a portare avanti i suoi progetti. Di solito siamo noi ad andare nelle aziende con la staffetta del Bianchello e l'altra staffetta. Questa volta abbiamo chiesto ai produttori di scendere in piazza per noi e di portare i propri prodotti, la propria storia e anche la loro presenza, perché comunque il rapporto diretto fra partecipante, fra cliente e produttore è molto importante, e quindi abbiamo chiesto loro questa volta di venire da noi. Sara ha fatto un grande lavoro sulla promozione dei prodotti e del nostro territorio e ci teniamo che questo vada avanti per lei e anche grazie a lei.